Buonasera, giornata calcistica caratterizzata dalla nuova sconfitta in provincia della Juventus. Ecco comunque la schedina Totocalcio, Ascoli-Juventus 2-0, ad Avellino, Inter-Avellino 2-1, Cagliari-Napoli 1-0, Catanzaro-Roma 0-0, Fiorentina-Verona 1-1, Genoa-Sampdoria 1-1, a Torino, Cesena-Torino 1-0, Udinese-Pisa 1-1, Milan-Perugia 2-1, Palermo-Cremonese 3-2, a Pistoia, Lazio-Pistoiese 1-0, a Rende, Salernitana-Rende 2-1, a Novara, Legnano-Novara 2-1. Il montepremi del Totocalcio è di 12.321.272.280 lire, nuovo record assoluto, sfondato il tetto dei 12 miliardi. La classifica della Serie A: Roma al comando, punti 16, Verona e Inter 15, Juventus 14, Sampdoria 13, Torino, Udinese e Cesena 11, Fiorentina e Pisa 10, Ascoli, Genoa, Avellino e Cagliari 9, Napoli e Catanzaro a chiudere la fila con 7 punti. La Juventus aveva riempito il Del Duca e le casse dell'Ascoli Società, ma l'Ascoli squadra non si è accontentata ed ha voluto anche i due punti. I marchigiani, a conferma che sono la bestia nera dei campioni, hanno vinto e con pieno merito. Un secco ineccepibile 2-0 firmato da Walter Novellino. Ma tutta la squadra di Mazzone, giocando in grande umiltà e senza paura, ha contribuito al clamoroso successo. A tratti è parso che gli juventini fossero incantati a guardare le maglie bianconere, ma ad indossarle erano i ragazzi di Mazzone, determinati e tenaci su ogni pallone. Alla Juventus forse ha nuociuto la settimana di festeggiamenti nella regione del suo sponsor, o forse ha pensato di risolvere tutto con la prodezza di uno dei suoi assi, Ecco Rossi al tiro con bella parata di Brini in due tempi. Certo è che la squadra di Trapattoni ha vissuto un brutto pomeriggio. Neppure quando Novellino l'ha colpita la prima volta, a conclusione di una lunga mischia in aria, la Juventus ha reagito. Ha perso questa buona occasione con Platini ed ha continuato a trotterellare con esasperante lentezza alla ricerca di finezze che hanno favorito la difesa dell'Ascoli. Allo scadere del primo tempo la svolta. Prima è Bettega a non trovare il tempo giusto e sul rovesciamento di fronte, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Novellino ha trovato il pallonetto giusto che ha fatto secco Zoff. Si pensava ad una reazione dei campioni nella ripresa, quando Trapattoni ha sostituito l'acciaccato Scirea con Bonini, ma è stato ancora l'Ascoli a sfiorare la marcatura con il più classico dei contropiedi. Greco, sfortunato, ha visto il suo tiro finire sul palo. Anche Platini ha centrato il palo alla sinistra di Brini, ma è stato un fatto isolato. È stato bravo il portiere Brini ad anticipare Rossi lanciato a rete e poco dopo Tardelli ha sparacchiato così sul fondo da posizione favorevole. L'Ascoli non ha perso concentrazione ed ha controllato con molta attenzione fino al 90esimo. È finito in un tripudio di bandiere bianconere, quelle dei tifosi dell'Ascoli, naturalmente. È cominciata così, in silenzio, per ricordare le vittime del terremoto di 2 anni or sono, l'amara domenica degli Irpini. La serie veneranda si è interrotta dopo 5 giornate, quando l'ex Marchesi ha mandato in campo il suo jolly, Beccalossi, rimasto in panchina fino all'83esimo. Nel primo tempo scarsissime le note, bisogna attendere il 38esimo per vedere Giuarì, l'altro ex, saltare Osti ma non impensierire tacconi, perché ignora un paio di compagni al centro dell'area. Al 44esimo Vailati, liberato dal clamoroso buco di Bergamaschi, pensa che sia più opportuno il cross che non il tiro. 30 secondi dopo è Bordonna a salvarsi d'istinto su questo gran tiro di Vignoli. Ripresa. Altobelli sciupa incredibilmente tirando a lato dopo quest'azione costruita con grande impegno da Bergamaschi, protagonista di un lungo affondo. Al 10° è ancora Bordonna ad evitare il gol respingendo con uno stinco la conclusione di Vignola, liberato da un preciso allungo di Barbadini. La prima rete al 26esimo. Oriali, per un fallo subito da Vailati, su punizione serve Marini, appostato sulla fascia sinistra. Tiro ad effetto e Tacconi è battuto. La replica degli Irpini è immediata e veemente. 3 minuti dopo, su angolo di Vignola, in un'area affollatissima quasi quanto gli spalti, parecchi tocchettano il pallone, ma il pareggio scaturisce dal gran tiro dello stesso Vignola. Al 37esimo è ancora Altobelli a sciupare così un'occasione favorevole costruita da Oriali. Ma il campione del mondo si fa perdonare tutto a 2 minuti dalla conclusione, quando devia in rete, anticipando Favaro, il cross di Beccalossi.
Per recuperare non c'è più tempo. La domenica amara per gli irpini diventa dolcissima, sia pure di misura, per gli interisti, ora secondi in classifica. Anche senza Uribe infortunato, il Cagliari ha confermato i progressi compiuti nelle ultime settimane, battendo al Sant'Elia un Napoli sempre più inguaiato con un gol bomba di Rastelli a 9 minuti dalla fine. Una partita combattutissima da parte del Cagliari che ha voluto la vittoria e i due punti in palio. Nel primo tempo la squadra di Giagnoni, apparsa molto preparata dal punto di vista atletico, ha messo in difficoltà il Napoli soltanto in qualche occasione, come questa al 31esimo con un bolide di Piras neutralizzato da un Castellini in non perfette condizioni fisiche. Il Napoli dal canto suo ha fatto registrare in pratica un solo tiro nello specchio della porta, questo di Bruscolotti a 4 minuti dal riposo. Nella ripresa, senz'altro più vivace, il Napoli si fa pericoloso al nono con capitano Vinazzani, a disagio nel controllo di Alberto Marchetti, tanto da essere ammonito per scorrettezze. Poi è Vittorino, l'abbiamo appena visto alla mezz'ora, a rendersi pericoloso con Castellini che neutralizza in angolo. A 9 minuti dalla fine, dopo questa bella azione di Piras, il gol capolavoro del Cagliari. L'azione è cominciata da Pileggi, forse il migliore in campo, quindi proseguita da Quagliozzi, lo vediamo, e poi rifinita da Piras che serve Restelli, e la bomba del mediano risulta imprendibile per Castellini. Gioia in campo e sugli spalti per questo gol importantissimo per la classifica del Cagliari. I partenopei dal canto loro tentano di raddrizzare il risultato, ma non c'è nulla da fare. Per il Napoli quindi è la crisi, per Giacomini l'esonero sembra inevitabile. Il re dei bomber è sempre Penzo con 6 gol davanti a Berggren, Pruzzo, Antonioni che sono stati raggiunti da Altobelli a 4-5. Una Roma formato colonia ma con un tasso di spreco superiore in attacco, un Catanzaro umile e coraggioso che nella ripresa ha anche avuto l'occasione per piazzare la botta vincente e punire la capolista responsabile di tanto sciupio. Il resto lo ha fatto il portiere Zaninelli, sfoderando un campionario di strepitosi interventi. Lo 0-0 è tutto qui. Schiacciante sin dall'avvio la superiorità della Roma, qui Iorio dopo un dribbling irresistibile dilapida così un'occasione. Insistono gli uomini di Lidolm, al 27esimo Conti, approfittando di un errore della difesa calabrese, va via bene, Zaninelli para in due tempi. Ma la protezza vera e propria il portiere la compirà poco dopo la mezz'ora, alzando in angolo un siluro di Di Bartolomei su punizione dal limite, toccata da Conti. In vista dell'intervallo si intensifica il bombardamento, ma Zaninelli è sempre attento. Para prima un tiro di Pruzzo, poi una conclusione di Proasca, interviene ancora su rovesciata telefonata di Pruzzo. Il Catanzaro solo di rado rompe l'assedio con qualche tentativo da lontano. Si sprecano gli elogi nell'intervallo per il gioco spumeggiante della capolista. Nella ripresa Pace sostituisce Bacchin con Mariani, il Catanzaro guadagna pericolosità negli affondi ma è sempre la Roma a brillare per spreco di occasioni. Prima con Pruzzo, poi con Di Bartolomei, poi ancora con Pruzzo. A questo punto c'è solo da temere che scatti la beffa e dal 26esimo Ermini sciupa così con un tiro alto questa possibilità. Un minuto dopo pallone d'oro sui piedi di Mariani, ma l'attaccante conclude in questo modo. Scatta Bivi solitario verso l'area romanista, converge il suo sinistro e centrale, Tancredi para. E la fiammata dei calabresi si esaurisce qui. Ancora un brivido da Di Bartolomei che dai 16 metri sfodera un'altra bordata con palla di poco a lato. Nel finale entrano Chierico e Valigi, Lidolm spera che i loro piedi abbiano maggiore precisione. Pace sostituisce Bivi affaticato con il terzino Cuttone. L'ultima occasione è di Pruzzo, al 90esimo, ma Zaninelli ricorda ancora di essere uno dei migliori portieri del campionato. Il punto va bene al Catanzaro, alla Roma, che non lo avrebbe sottoscritto alla vigilia, sta pure bene dopo il sorprendente risultato di Ascoli. Il Verona tatticamente era partito come una grande, controllata la verve de Viola, dominava il centrocampo con l'arma degli scambi rapidi grazie ad una maggiore organizzazione del gioco. Tale armonia fruttava il gol al 20esimo con la proiezione in avanti di Volpati che trovava in Sacchetti la sponda ideale e in Massaro un difensore sprovveduto.
Vantaggio e niente euforia. Solito gioco, solita padronanza. La Fiorentina né stordita né umiliata, un merito questo. Ricuce alla meglio ferite visibili e cerca il gol sfiorandolo sotto la regia di Antonioni. Garella in angolo sul colpo di testa di Graziani. Per il cross di Cucureddu e il tiro di prima di Antonioni, ancora Garella puntuale. Secondo tempo sparisce il Verona, bello a vedersi, come un colpo di spugna. Ed è proprio Garella che sale in cattedra e impedisce che il pareggio venga presto. Al quinto rovescia Bertoni. Al nono Graziani mette a lato. Undicesimo, Cucureddu, distinto, Garella compie un autentico salvataggio. Quindicesimo, ecco l'unica azione veronese, Galli senza preoccupazioni. Ventiduesimo, Bertoni e Antonioni al volo, fuori. Ventisettesimo, Passarella, oggi attivo e preciso, Graziani e Antonioni. È il capolavoro del capitano, con la risposta adeguata del portiere che sembra stregato. Allora, quasi per logica di sortilegio, se gli uomini preposti al gol non riescono che a bussare alla porta veronese, ci pensa un difensore, è il momento giusto. Una turba di minorenni sta contestando i Pontello, non vedono il gol, il giusto gol di Pin per un pareggio strameritato. E negli spogliatoi Di Gennaro, un ex, questa partita. Noi ci siamo un po' arretrati troppo, ci siamo chiusi e logicamente la nostra arma è il contropiede, però non abbiamo mai affondato, ci è mancato un po' 1-2 e partire in contropiede. Loro hanno giocato molto bene perché hanno spinto con determinazione e penso che il risultato sia giusto alla fine. È stata la peggiore partita vista il Friuli in questo campionato. L'attenuante potrebbe essere il terreno reso scivoloso dalla pioggia, per cui i giocatori hanno fatto non poca fatica a mantenersi in equilibrio e a controllare la palla. Saltiamo a pie pari il primo tempo, che ha fatto registrare soltanto sporadici tentativi, peraltro di scarso rilievo. Nella ripresa si è visto qualcosa di buono, a cominciare da questa manovra in verticale impostata da Miano per Suriak, che fa da torre per Pulici. Bella la girata al volo che trova però Mannini pronto alla parata. Al sesto il pasticcio della difesa bianconera che consente a Berggren di concludere a rete. Corti si stende bene, ma la palla perviene a Casale che la indirizza nella porta vuota. Il terzino Galparoli interviene di pugno, rigore che viene trasformato dallo stesso Casale. Quattro minuti dopo il pareggio con questo micidiale calcio piazzato di Suriak che supera barriera e portiere. Al dodicesimo Edigno, su punizione toccata, per poco non imita Suriak con un tiro bomba fuori di poco. Al ventitresimo la difesa udinese si blocca nuovamente ma reagisce in tempo salvandosi in angolo in modo affannoso. L'Udinese insiste nella vana ricerca della prima vittoria casalinga con un pallonetto di Causio. Con questa occasione sprecata da Pulici da favorevole posizione e con questa ultima arrembante manovra stroncata da una perentoria uscita di pugno di Mannini. Dopo 5 anni di attesa, Genoa e Sampdoria sono tornate ad affrontarsi a livello di Serie A in uno dei derby da sempre più affascinanti del campionato italiano. I cassieri hanno di che rallegrarsi, l'incasso ha superato il mezzo miliardo ed è il record. I tifosi un po' meno. C'erano tanti motivi di rivincita, ma il tutto è stato rinviato alla gara di ritorno. I giocatori non hanno deluso le attese, se tecnica raffinata non c'è stata, non è mancato l'agonismo, tanto che il taccuino di Agnolin di Bassano del Grappa aveva registrato al termine 6 ammonizioni, 4 per il Genoa ed un'espulsione, quella del bucerchiato Guerrini. Emozioni tante, eccovele. All'ottavo la Sampdoria, grazie a questa incertezza di Viola, va in gol con Mancini, 18 anni compiuti da appena 24 ore. Merita rivedere il gol dal basso. Al ventesimo Mancini uscirà per una contrattura. Da quel momento il Genoa arremba. Ecco Peters, ma Bistazzoni è lì, presente. Ecco Briaschi, e questa volta splendido il tiro e l'incrocio dei pali ad opporsi. Poi Viola fa tutto da solo, la classe non gli manca, ma Briaschi e Fiorini inciampano in se stessi. Ancora Peters, bellissimo il lancio, splendida l'esecuzione di Faccenda, ma il palo dice ancora di no.
è il momento più valido della partita. Nel secondo tempo la Sampdoria si chiude nella propria area, dal 35esimo e senza Guerrini, e il Genoa continua l'assedio, ma non ce la fa, e le forze cominciano a mancare. Lo dimostra questo tiro sbilenco di Antonelli. Poi Viola inventa questa bordata. Bistazzoni, bravissimo, non trattiene, e Fiorini, ex compagno di Mancini a Bologna, trova così il pareggio. È l'1-1 definitivo che, tutto sommato, accontenta. Per la seconda volta consecutiva, il Torino è battuto davanti al proprio pubblico con l'identico risultato di 1-0. Di fronte al Cesena, squadra che per un quarto d'ora è rimasta chiusa in casa a lasciar sfogare l'offensiva anche briosa dei Granata, quando è stato il momento di rendere concreta la superiorità nella costruzione del gioco, ha rivelato, come già nel derby, l'incapacità delle punte a concludere in rete. Gli schemi semplici studiati da Bolchi per il Cesena si sono rivelati determinanti con il trascorrere dei minuti. Uomini schierati in copertura a togliere spazi e neutralizzare i tanti cross al centro dell'area lanciavano contropiede veloci che con 2-3 passaggi tagliavano fuori tutto il Torino proiettato in avanti e Zaccarelli non poteva fermare tutti. Il primo allarme serio al 28esimo. Benedetti salta il complesso e serve Schachner che sbaglia. A un minuto da termine la palla gol è per Dossena, ma rende solo un angolo. Nella ripresa, dopo 4 minuti, ancora Schechner è più svelto di tutti sulla destra, cross per Buriani che di testa batte Terrani. 4 minuti dopo è Filippi a calciare su Terrani, poi comincia la girandola delle sostituzioni e una bella azione al 13esimo Borghi, Bertoneri e Hernandez termina fra le braccia di Recchi. Si va avanti così senza che i temi cambino e al 37esimo Schachner, ancora lui, serve Garlini e Galbiati salva come può. Al 41esimo è di nuovo il Cesena a farsi minaccioso, Zaccarelli riesce a liberare. Però il risultato è quello acquisito ed è un po' amaro per il pubblico di casa.